Ma che lo so, che rapidità, lo sai, ma dove eravate? Lo so. Va, bene, bene, voi? Bene. Cincino, ragazzi. Grazie. È buonissimo. È molto buono. Sì, è molto buono. Ti ringrazio per averlo detto. È incredibilmente l'ho detto davvero, cioè, nel senso, è stato assurdo. È molto buono, è molto buono. Senti, una cosa che stavo pensando di voi due è che vi siete, venite da due mondi diversi. Però tu hai fatto un film, tu spesso partecipi a videoclip, brava, musicali di amici, vero? Dai, grazie, veramente. Brava. Dai, mo perché è circostanza. No, guarda, io sono molto poco circostanziale. Okay, no, sai, uno si rincontra e dice, vabbè, però cioè, magari fa bene, no, ogni tanto, anche l'autostima. Quando ci eravamo visti per il suo film, gliel'avevo detto anch'io, tra l'altro dettagliando, dicevo, bravo, perché proprio sei proprio credibile, no, a fare quella cosa lì. Non ha reagito con la stessa gioia di come adesso che gli fa, ma sì, no, grazie. Ma che bucia, ma perché devi fare? Ma no, detto da un professionista, però, no, però è vero, molto bravo. Come è stata quell'esperienza? È stata un'esperienza, credo, tra le più belle della mia vita, perché ha un altro peso, come se facessi veramente quasi terapia. Cioè, ti dico sempre, è psicanalisi gratuita quella. Ma è una roba. Quindi io ci ho goduto come una pazza, mi sono incazzata davvero. Oppure ho aggiunto anche uno sputo in faccia che non c'era. Ovviamente ero talmente incazzata, ho detto, mo' gli sputo in faccia. È stato il tuo tocco? È stato il mio tocco. Tu sei diverso, ma io ho sputato in faccia. Ti dico, no, la verità è che è l'unica cosa che ho aggiunto. Cioè, tutto il resto sono stata, cioè, come c'era scritto sul conto. Sì, ero talmente tanto incazzata con il mio personaggio, ho fatto un po' l'attrice, ho detto, il mio personaggio sputerebbe, in realtà lo farei io. Sì. Cioè, si è detta una bugia da sola. Non ti fare questa cosa. E a te sarebbe piaciuto fare il suo lavoro? Io, cioè, come componente di boy band, io credo di sì. Cioè, abbiamo già capito che ci abbiamo un futuro. Sì, perché noi siamo due potenziali membri di una boy band. Ah, tu sei Nick. Sì. Vabbè, e anch'io sono Nick, noi siamo Nick e Nick. La nostra boy band si chiama Nick e Nick. Sì. Ma me la sono persa sta cosa? Scusa. No, ma è una cosa che è tra di noi. Cioè, è una cosa in televisione. Sì, sì, l'abbiamo fatta tu. Abbiamo fatto qualcosa. Me la sono persa. Però ci staresti, cioè, si vede che ti piacerebbe stare sul palco. No, mi piace. Ma tu canti e suoni, come ti vedi? Io suono male, sono abbastanza intonato però. E quindi mi piace. Però come balliamo, Elo? Ma come balliamo? No, solo lo so, se ci vedi ballare. Se ci vedi ballare. Questo lato di te l'ho perso. Sì, no, in realtà è questo. Io c'ho una cosa che invidio tantissimo ai cantanti, che in realtà invidio anche agli atleti, è la dimostrazione diretta del talento, no? Cioè, se tu fai il cantante o fai il pugile, tu sali sul ring, vedi che dovresti essere bello, sai, fai il cantante, vai e dico, se tu mi dici, ma tu, che, fammi vedere come reciti, che fai teatro, la stessa cosa. Sì. Ma che faccio, te recito un monologo? No? Eh sì, come fa? Ma no, sembra un cretino. E quella non... l'immediatezza che manca. Brava. Forse è anche più difficile capire poi quando uno è veramente bravo e quando uno si arrabatta. Beh sì, noi abbiamo una dimostrazione abbastanza palese nel nostro sistema, diciamo. Sì, no, forse quello è un po' in tutti i mondi. Sì, no, però quando... Vabbè, sì. Però pure, cioè, volendo, sì, questo sì, è tutto, sì. Dai, mo. Tutti i mestieri, ci sono degli aiutini, volendo. Io ogni tanto ho usufruito degli aiutini, capitano. Sì, un aiutino. Io no, non posso farmi aiutare in nessuna maniera. Quindi quando magari hai fatto una scena, cioè, che ne so, 100 volte. Il take più ripetuto che hai dovuto fare, cioè buona la 32esima. La 32esima non ci sono mai arrivato, sicuramente il take più, la scena più lunga che ho fatto l'ho fatta con Stefano Sollima, Suburra il film. Una scena con Claudio Amendola sul pontile, che era il mio secondo giorno di lavoro, io ero terrorizzato perché lavoravo in mezzo a tutti questi mostri sacri e mi stavo proprio così. E ricordo che la facevamo veramente molte volte e lui montò la seconda poi, ovviamente. Tipo 19 take. E lì sei tu che dici no, fammela rifare o è lui che chiede? Lui dice, vai, ci siamo quasi, dai, calda, dai, ok. E allora poi stai lì. E con la musica anche, no? Ci sono cose che magari studio? Rifai in studio. Ci sono delle volte che io vorrei lasciare, abbandonare tutto e tu hai scelto il lavoro sbagliato, sei incapace. Cioè, io mi dico delle robe orrende. Crisi, cioè, delle volte che dico, ma che bello. Cioè, che comunque mi sento. Ti sei mai sputata in faccia come hai fatto quello? Purtroppo non così posso dovrei farlo dall'alto. E lo dico, adesso io mi ti sputerei in faccia. Sì, però mi dico delle cose, sì, lo faccio. Ti dici? Sì, dico, sei... Beh, vabbè, sì.
forse abbiamo, non è, però, insomma, immaginate sei dura con te stessa. Sì, sono molto, oh, che non mi riesce, che sto in studio, canto, dico, ma porca puttana. Scusami, tu hai mai cantato con l'autotune, così bam, cosa? Sì, alcune cose le registri anche per cercare una tipologia di suono di voce diversa. Magari sono dei pezzi che vogliono una voce più fresca e quindi è leggermente metallica. Se tu lo metti leggero, in realtà ti dà un colore alla voce, okay. Però non in tutti i pezzi, però in alcuni pezzi per sembrare... Io ho una voce abbastanza pesante, quindi magari semplicemente per renderla più fresca. Ma tipo all'estero tutti lo usano, cioè è proprio una cosa nostra che abbiamo la roba del sì. Tune, cioè, sì. Cioè loro cantano direttamente col tune anche in studio. Sì, sì, no, ma io infatti ero quindi, fa un effetto alla voce, a me piace perché poi negli ultimi anni è diventato un po' dipende come abusato, lo usi, se lo fai esatto, a palla e fai quel suono sì. Strano. Sì. Però sai, un po' di tempo fa, mi ricordo su hanno fatto tipo, c'è stata una cosa su Sfera, mi sembra che hanno un po' rotto le scatole. Ah sì, che si è ma lì era staccato l'autotune. No, lì era sbagliata la nota. Emis l'ha spiegata questa cosa, Emis Kill ha fatto un video dove faceva vedere praticamente che soltanto sbagliando una roba, che tipo cerchi di sbagliare a toccare una rotella. Ah, quindi l'autotune stava andando ma settato su un'altra tonalità. Su un'altra tonalità. Ah ok, e quindi ha fatto quell'effetto. E quindi faceva un effetto... Quindi una cosa tipo... Sì, faceva un po' ridere però, comunque... Fai ridere, vabbè, comunque ridere, bello. Fai ridere comunque bello. Vabbè, fai ridere, una cosa che fai, fai ridere, non è che ti rovina la carriera, fai ridere. Ecco, allora, per quello cioè, io me lo guarderei, cioè se succedesse a me a ripetizione riderei. No, ma infatti, allora, io conosco un po' di più Ale, però ormai comunque anche te da tanto tempo, mi sembrate due persone con le quali vado molto d'accordo perché vi prendete sul serio fino a un certo punto, no? Sì. Fino a un certo punto, è veramente che così. È molto basso sto punto. Sì, no, certo, no, sì, però cioè, si può anche ridere, no? Una roba che hai fatto che avresti evitato, ma che poi quando è successa dici, vabbè, oh. Io spesso mi metto in imbarazzo da sola. Volontariamente. Cioè, faccio una cosa e dico, che cazzo tutta sta roba? Però mi sono talmente tanto abituata che è diventato anche un modo per fare amici, cioè, per entrare in confidenza con le persone. Sì. Ma niente, vado. Quello sì, che dico, sì, dico. Sì, sì. Cioè proprio sul lavoro non lo so, ma ne faccio, sono talmente più rilassata con la mia parte goffa sì. Che non me ne frega niente, tanto vado lì, mi sento, cioè c'ho sto personaggio e mi sento proprio figa, faccio le scherzo, mi dico dentro sei una figa, oh, cioè, credo, quindi già quello mi fa ride, sì. Quindi anche se dovessi fare una cosa goffa è nel personaggio, si sta, qualsiasi sì. Cosa esce fuori, sì, sì, sì. No? Sì, certo. Se ridi è fatta. Non so, te? Io sono poco goffo, devo dire la verità, perché sono dalla Vergine, io sono tutto preciso, non ho inciampato in vita mia, capito? No, manco io quello, c'ho 41 dei piedi, è difficile. Quindi c'ho anche un, c'ho anche un grande 40, talento. 41 dei piedi, spiegami, ma dei piedi ti tipo un pugile. Sì, è capitato. Bello. Sì. È bello. No, io no, così, quindi, non so, forse dei film che non rifarei? Sì. Sì. Vabbè, ma sì. Quello, ragazzi. Quello tu. Sì, un paio, uno tantissimo. Quale? Non si può fare? Non si può dire? Ti do un indizio. Vai. No, no, ciao. Basta, non posso più fare niente, fatela cercare. sembra l'estrazione del lotto. Esatto, del genere. E quello no, non lo farei, però dopo ne abbiamo fatto un altro insieme ed è stato bello. E non so, di solito mi pento, di questo mi pento sempre, quando, infatti ho imparato, adesso lo faccio molto di meno, quando vedo delle cose sui social che mi fanno incazzare tanto. Ah, pure io. E dico, beh, non devi rispondere mai, non rispondere, non rispondere. Poi però becco uno che c'ha una modalità un po' spavalda. Stavo cercando il tuo e film. Io entro subito in modalità borgata, capito? Quella non c'è che tu rispondi? No, tu mi scrivo in privato, capito? Ma tu stai scherzando? Sì. No, cavolo, stavo ma cercando il tuo film brutto, mi sono perso, non hai mi sono perso che via. Posto, Matti. Cosa fai? Fa il quattro in privato con i Matti. Fa il quattro in privato con i Matti, sì. Ma con i social? Sì. Con i DM? E chi gli scrivi, tipo... Che cosa mi hai scritto? Che c'è il coraggio di dirmelo adesso. Vedemmo se al bar su. Dimmelo. Ma idea, ma sei andato mai appuntamento a qualcuno? No, lì non ci sei arrivato. Vabbè, tu così. Sì, no, lei una volta ha menato un ragazzino in metropolitana. No, menato ragazzi, no, non dice. Che era Lucascio! Era Lucascio! No, ti ricordi? Era venuta da me al programma. No, sbattuto al muro, ma non no, è la storia, era anche educativa. Un ragazzino era si stava comportando educativa. Male con una signora anziana. Con due signore anziane, lei l'ha redarguito. Però era venuta. L'ho sbattuto al muro, faceva il coatto, io ho detto, vabbè, borgata, scusami. Sì. Tu vabbè, fammo faccia la coatta io. Ti piace questa. Cioè, ma ti pare? L'ho bloccato, però non è sì. Che io ho fatto. Cioè, però io mi ricordo che eri venuto da me al programma e sapevo l'argomento, lo sapevo. Dopo la pubblicità e lo dici, racconterà di come picchia i bambini sì, in metropolitana. Tu sei tra poco. Un pessimo. Un'altra volta mi ricordo, mi fecero un titolo, perché il problema sono i titoli.
Beh, scusami, sono fatti questo per... No, sono morto. Ce l'ho morto dalle risate. Ma non è incredibile? È un capolavoro. Ma com'è successo? Allora, guarda. L'hai letto? Leggi che cosa? No, oggi ho ripostato un titolo del Corriere della Sera. Ieri ho partecipato a un evento, cioè il Tempo delle Donne, vabbè. Ah, certo, okay. No, diciamo, diciamo. No, il titolo è Alessandro Cattelan, due punti, aperte virgolette, si è liberi quando non si è attaccati a un termosifone. Non è il titolo più bello, guarda, te lo giuro, non è il titolo più bello mai uscito sul giornale. Peccato che non c'era una foto vicino, tipo di così. No, cioè, perché io stavi con un termosifone? No, allora, la storia è questa. Il tema del festival era la libertà. Poi, dentro l'intervista, mi è stata fatta una domanda e io ho risposto a un'altra domanda che non c'entrava niente con la libertà. E ho raccontato questo aneddoto di me da piccolino. Mio padre faceva il carabiniere, e aveva quindi a casa alcuni pezzi delle cose che gli servivano. No, lui è andato a lavorare la mattina, io ero rimasto a casa da scuola quel giorno, ho trovato una copia delle manette che lui usava e ho pensato che fosse una cosa intelligente attaccarmene una al polso e l'altra al termosifone. Già dovevamo capire tutto. E mi sono ammanettato al termosifone di casa. E stavo raccontando che, perché poi si stava parlando di figli, genitori, no? Cioè, io sono sicuro che oggi qualunque genitore di fronte a una storia così avrebbe chiesto un permesso, sarebbe tornato a casa, lo libero così. Siccome erano altri tempi, mia madre chiamò mio padre dicendogli si è ammanettato al termosifone. Sta bene. E mio padre ha detto, io torno stasera alle 9, non importa. E quindi io sono stato tutto il giorno e ho mangiato, cenato, attaccato al termosifone tutto il giorno. Cioè, devo fare un cortometraggio. No, lo so, no, vale la pena. Tutto così, inizia così, con te che fai. Vale la pena. Allora, provino no, che poi mette troppa pressione, però è un film in sé piccolo, facciamo un mini cortometraggio. Allora, così, tu sei... Va a fare film d'azione e lei piama e spacca qualcosa. No, poi si fa prendere da me. Sei stata una delle più grandi ladre di arte d'Europa, però okay. Hai capito che la famiglia è la cosa più importante, hai detto che non farai mai più un colpo in vita tua, okay. Ma incontri Alessandro che cerca di convincerti a fare l'ultimo colpo. Tu da un lato non vorresti, ma poi però richiamo della esatto, okay. Io faccio il barista confidente. Okay, sto lì, asciugo i bicchieri, ok. Beh, c'è il Chuck. Elodie Borghi, ladra d'arte poco convinta, Chuck. Prima. Ciao Ale. Ciao, quello il solito? Sì. Ah, già me. Mazza, pure orario ormai, sai quando arrivo. Ma che c'hai oggi, Alessandro? Tutto bene? Non me la devi convincere. Sì, perché sono troppo qua, devo... Ma dai, ti pare che buttai fuori tre bottiglie? Cioè, vabbè, no, ci stai. No, ti dico la verità, ma ti è spiazzato perché vi siete cambiati con i vostri nomi e questa cosa certo. Mi ha disturbato, capito? Ah, scusa. Ah, vabbè, scusa, colpa mia. Aspetta, però poteva essere Alessio comunque. Chiamalo James, James. James. Ehi, Charlize! Ciao David! Buon Davide! Pensavo di chiamarsi James! Non mi fido di James, se ti giuro! Ehi, non capisci che ha detto di no? Secondo me... James... Dille quanti soldi ci sono sul tavolo, dai. Ehi, posso soltanto dirti che si parla di molti zeri. Quanti zeri? Più di tre. Non mai convinto. Sinceramente potresti fare un po' di più. Sei zeri. Sei zeri. E sono più di tre comunque. E dai. È l'ultima, È l'ultima. Ma comunque sei veramente bravissimo. Com'è bravissimo. Bravo, Ragazzi. Oh. Ma veramente io l'ho finito, un po' di finta, però va bene. Ah, l'hai finito? Sì. Ammazza. Piace, è piaciuto, bravo. Allora, meno male. Fai un brindisi, facciamo un brindisi. Fallo tu. A questo nuovo trio. Sì, bene. Allerta ai piedi di brio. Ai piedi di brio. Evviva. Bellissimo.